Bruno Vespa, un programma che più di 20 anni, insomma, ha raccontato avvenimenti nazionali, internazionali, e proprio questo rinnova ogni anno la trasmissione. Sì, nei limiti del possibile, insomma, c'è uno schema di base. Le poltrone bianche, per esempio, tante volte mi ha detto le cambiamo, ce le hanno copiate tutti, è meglio mantenere l'originale fermo e solido, insomma, no? Questo come, sono un brand nel brand. E poi l'aggiorniamo di volta in volta sulla base di quello che succede, facendo almeno due programmi per sera, insomma. Una grande squadra che è quella della Rai che fa un lavoro straordinario. Beh, la squadra della Rai di Porta a Porta, molti lavorano con noi alcuni fin da 20 anni fa, altri da 15, insomma, una squadra molto consolidata in cui i nuovi innesti sono stati tutti felici e fortunati, onestamente. Porta a Porta ha raccontato tanti avvenimenti importanti, però resta ancora vivo il ricordo e l'emozione di quel 13 di ottobre 1998, quando per la prima volta un papa interveniva in diretta ed era Giovanni Paolo II, proprio nella puntata dedicata ai 20 anni del suo pontificato. Insomma, fu una serata onestamente memorabile e destinata a rimanere unica.